grande gioia in cui rendiamo onore a due maestri, chiamiamoli così, perché sono stati precursori di battaglie, Scusi, vero. Scusi, vero. a due precursori, come ricordiamo Natale, due precursori di battaglie per la difesa delle dignità umane, oltre che e precursori di battaglie per la difesa della dignità umana, anche e soprattutto con una targa che è un piccolo simbolo, che però è una grande cosa per chi passerà domani e si chiederà perché abbiamo apposto questa targa e chi erano questi signori. Questo io ringrazio molto l'assessore Emanuele Conti che ha colto l'occasione e della battaglia, fatto fare la sua battaglia anche al Consiglio Comunale in Giunta Comunale, quindi grazie. Ringrazio il municipio di cui sono all'opposizione e che ha saputo, ha avuto l'intelligenza di farla propria e ringrazio Gianni Dubagotti che in tutti questi anni è stato censore, guardiano di quell'intuizione che insieme avevamo avuto. Cos'è che è successo? Che alla morte di Carlo Tognoni vogliamo ricordare un altro grande socialista riformista che è Loris Fortuna, per ricordare che in questa città un socialismo riformista ha fatto molto in questa città. E quindi diamo una biblioteca, facciamo un appello per una biblioteca per Loris Fortuna. L'abbiamo individuata subito, sempre coinvolgendo Stiglitz e addirittura Claudio Martelli, una piccola lettera pubblica. E pensavamo a questo luogo perché c'era la Lega per il divorzio, questa biblioteca. Il richiamo a Vasdini, arrivato in Municipio 1, è stato fortissimo. Quindi io ringrazio anche le figlie per essere qui oggi e ricordo anche uno degli aneddoti che può avermi insegnato quando ero un giovanissimo liberale. Perché l'avevo conosciuto per le preoccupazioni di mio nonno materno, che era Paolo Ferretti, che facesse confusione anche nel DNA, quindi controllamelo un po'. E quindi sono contento di rendere omaggio a quei tanti insegnamenti, quei tanti gesti di affetto, con una targa che spero che rimanga a memoria e che sia di esempio per tutti. Che domani si possa passare qua sotto e si possa dire chi erano Antonio Vasdini e Loris Fortuna. Ricorda i tini, giustamente,